L'andiamo a commentare con Tommaso Cancellotti questa partita perché parlavamo di un primo tempo non bello rispetto al secondo. Hai avuto tu l'unico spunto, l'unica opportunità con quel destro tagliando il campo che ti è stato ribattuto. Sì, è andata così, abbiamo fatto un primo tempo dove abbiamo dovuto prendere un po' le misure, un po' anche il campo non ci aiutava, poi siamo usciti con lo scorrere dei minuti. Su quell'azione stavo per esultare perché dopo la discesa di Rasi che ha messo una grande palla, sono andato a chiudere, ho colpito a colpo sicuro di piatto e l'ha deviata il giocatore del Limolese, quindi nulla di fatto. Secondo tempo di grande sostanza, ma anche di grande qualità perché siete usciti fuori bene. Sì, poi abbiamo fatto un ottimo secondo tempo. Dopo aver trovato il gol abbiamo pensato a essere concreti e a portare a casa i risultati, i 3 punti, perché su questo campo comunque Limolese ha fatto vedere che c'è vita dura per tutti, quindi siamo molto soddisfatti anche per, ripeto, aver trovato concretezza dopo essere riusciti ad passare in vantaggio. Cancellotti non si muove a gennaio. No, assolutamente, mi trovo bene qui. Mi piace come giochiamo, mi piace l'idea di calcio che proponiamo, mi piace il livello societario, mi trovo bene con i compagni, quindi non sono le 2 o 3 partite fuori oppure che mi cambiano i piani, insomma, Beh. miei e della società, quindi sono contento e sono a totale Bravo. disposizione. Chiudiamo con una battuta pensando all'Ancona, perché arriva come il Pescara, diceva Massimo da studio poco fa, da 3 vittorie consecutive. La squadra che gioca bene, però il Pescara deve continuare così. Assolutamente, assolutamente. Sappiamo che l'Ancona è una squadra organizzata, sta facendo molto bene, non è una sorpresa perché anche l'anno scorso ha disputato un ottimo campionato. Noi, da parte nostra, veniamo da 3 risultati molto importanti, continuiamo a lavorare come abbiamo sempre fatto e prepariamo la partita con l'Ancona nel migliore dei modi per andar lì a battagliare e portare a casa il bottino totale. Massimo, una domanda e salutiamo Cancellotti e chiudiamo il nostro collegamento. Volevo solo fare i complimenti a Cancellotti quando ha detto che non sono 2 o 3 partite che magari rimane ai margini e allora chiede di andare via. Quindi questo è lo spirito giusto, è lo spirito di corpo. Bravo Tommaso. Diceva Massimo Profeta che quando hai detto che non sono 2 o 3 partite dove non hai giocato a farti decidere di andare via, che questo è lo spirito giusto e si fa squadra facendo così. Assolutamente, assolutamente. Tutti i giocatori che compongono questa squadra sono giocatori di grande valore, scelti dalla società e dall'allenatore, quindi è importante se si vuole arrivare lontano e si vuole centrare un obiettivo importante essere a disposizione e dare tutto quando si viene chiamati in causa. C'è una competizione sanissima, quindi ben venga e giustamente bisogna farci trovare pronti e bisogna quando non c'è l'opportunità di giocare fare il tifo per il proprio compagno e viceversa.